Milan pare essere sempre più vicino all'acquisto di Origi. Il belga arriverebbe a parametro zero, consentendo ai rossoneri di investire maggiormente in altri reparti dove c'è comunque necessità di migliorare. Uno di questi è sicuramente l'esterno destro, Messias e Saelemakers sono di certo due grandi sorprese per le rispettive e diversissime storie, ma al momento non sembrano garantire al Milan un salto di qualità. Per questo Maldini potrebbe pensare di investire buona parte del budget per acquistare un giocatore di livello assoluto in quella zona. Per il momento è solo una suggestione, ma il messaggio lanciato da un calciatore dell'Arsenal potrebbe diventare un indizio di mercato. Dal ritiro con la Costa d'Avorio il classe 95 Nicolà Pepe si è sfogato per lo scarso minutaggio che sta avendo con i Gunners, è frustrante non giocare, sostiene il talento. A nessuno piace stare in panchina, ma devo rispettare la decisione dell'allenatore. Per Pepe i numeri parlano chiaro. Sono solamente 15 le apparizioni in campionato di cui solo 5 da titolare, con solamente un gol all'attivo. Arteta al momento sembra preferire gli altri profili, nonostante l'onerosissimo investimento dell'Arsenal per lui. Pepe, infatti, venne pagato a suo tempo circa 80 milioni di euro. Diventò non solo il calciatore africano più pagato di sempre, ma anche l'acquisto più costoso della storia dell'Arsenal. Negli anni in Inghilterra, però, il talento ivoriano non ha mai brillato e ora si può pensare ad un addio dopo solo 3 anni. Il calciatore rispetterebbe in toto i parametri canonici imposti dalla dirigenza del Milan. Giovane, già con esperienza internazionale e dal talento indiscutibile, Pepe potrebbe tramutarsi in un vero e proprio affare. Vedremo in estate se lo sfogo in nazionale porterà a delle conseguenze concrete o meno. Il nome di Marcos Asensio circola negli ambienti di calciomercato del Milan da tempo. I buoni rapporti con il Real Madrid decisivi, gli ottimi rapporti in sede di calciomercato fra Milan e Real Madrid potrebbero condurre le due società a portare a termine altre trattative nel corso della prossima estate. Rossoneri e Blancos si dovranno rivedere, a fine stagione, per forza di cose per chiarire definitivamente la situazione Brahim Diaz, ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in mente anche qualche altro nome. Oltre a quello di Isco, cercato già la scorsa estate e che andrà in scadenza a giugno, ci sarebbe anche Marco Asensio fra gli obiettivi di mercato, il suo contratto scade nel 2023 e il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, se si considera anche lo stipendio di 5 milioni netti percepito dallo spagnolo. L'attaccante, immortalato a Milano in vacanza, gradirebbe però la destinazione. Le due squadre si riaggiorneranno, con il diavolo che dovrà però fare attenzione ai club di Premier League. Nella prossima sessione di calciomercato il Milan riporterà a casa Tommaso Povega, centrocampista classe 1999 attualmente in prestito al Toro. Nella prossima sessione di calciomercato il Milan riporterà a casa Tommaso Povega, classe 1999, centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero e che, attualmente, sta giocando in Serie A in prestito nella fila del Torino di Ivan Juric. Lo ha ricordato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Povega, infatti, è destinato ad essere uno dei centrocampisti che si lotteranno un posto in squadra, nella stagione 2022-2023, agli ordini di mister Stefano Pioli.
un po' perché il suo rendimento in questa stagione, 4 gol e 2 assist in 26 partite in campionato, autorizza, di fatto, il Milan a pensare che possa far bene anche alla casa madre. Un po' perché, come evidenziato dal Corsport, il rientro di Pobega, come detto cresciuto nel vivaio del diavolo, servirà, unitamente al ritorno del portiere Alessandro Plizzari dal prestito al Lecce e dalle conferme di Davide Calabria e Matteo Gabbia, a riempire le quattro caselle di giocatori formati nel proprio settore giovanile.